sono stanchi, si vede, è normale che sia così. Poi nessuno poteva chiedere niente in una partita del genere. Non abbiamo fatto niente, non abbiamo ancora iniziato a preparare le cose. È chiaro che non potevi aspettarti grandi cose, però l'impegno c'è stato, a me mi interessa quello, la voglia anche. Abbiamo tanto lavoro che ci aspetta, perciò bisogna prendere il fatto che non è successo niente a nessuno, che si sono allenati, che hanno messo quasi un tempo per uno nelle gambe, a parte due o tre che hanno fatto qualcosina in più. Cioè, io sono contento che non è successo niente, domani continuiamo a lavorare e andiamo avanti nel nostro percorso. Questo è un altro Avellino sicuramente, perché ha a disposizione già oggi 24 giocatori, compreso un ragazzino come Capone. Perlomeno ti permette di lavorare, ti permette di verificare le tue idee, se vanno bene o se vanno male, perché poi è sempre il campo che decide se va bene o se va male le cose che vogliamo fare. È chiaro che c'è molta più soddisfazione fare un ritiro così che farlo come l'anno scorso, dove c'era una desolazione autentica, perché se erano 5, 5 più 5 uno dello staff, le partitine si potevano fare solo in quella maniera. Perciò dobbiamo portare avanti questo tipo di lavoro e verificare bene certe situazioni, dobbiamo essere bravi a decifrare le nostre cose per quello che riusciamo a vedere, specialmente in queste partite che andremo a fare, e poi andare avanti, come sempre. Finora abbiamo fatto tre situazioni di gioco nel 4-3-1-2, 3-5-2 l'abbiamo fatto perché ci è venuto a mancare due giocatori, Aloy e Carriero, sennò tutte e due le squadre erano schierate 4-3-1-2, anche perché se vogliamo portare avanti un certo discorso. Il 3-5-2, la base di questa squadra ce l'ha nella testa, vediamo se riusciamo a migliorarci anche come qualità di gioco o come situazioni. A me mi piace anche vedere terzini che scenda, mi piace anche vedere rischiare qualcosa in più, creare qualcosa in più. La squadra l'anno scorso era molto tosta, molto decisa, però al limite qualche partita non è che eravamo proprio bellissimi. Vediamo se riusciamo a fare risultati giocando anche meglio a calcio. Vediamo. Se no torniamo sulla vecchia strada, che si deve fare? Però è chiaro che ci dobbiamo provare, è chiaro che dobbiamo avere... Se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo avere la nostra personalità, la nostra identità, non è che dobbiamo sempre mettersi in una certa maniera per limitare questo e quello. Vorrei vedere un Avellino diverso. Io alleno i giocatori che ci sono in questo momento, io non vado, il direttore e la società sanno benissimo come comportarsi e come muoversi per poter fare un tipo di campionato. Perciò noi dobbiamo lavorare e creare un assetto. Poi su questo assetto, se arrivano determinati tipi di giocatori, noi ce li inseriamo. Silvestri, che può fare tutti i ruoli, che è uno molto veloce, molto reattivo. Scognamiglio l'ha fatto una vita, l'ha fatto anche con me a Castellammare, noi giocavamo sempre a quattro. C'era Molinari, Scognamiglio, penso che Dossena, Scognamiglio. No, le caratteristiche sono quelle. Se poi è chiaro che in questo momento, se andiamo a vedere, c'è qualcheduno che è più pesante, molto più pesante, ma è quattro giorni che ci alleniamo, in poche parole, devono perdere peso molto. Diversi giocatori si devono mettere a posto anche fisicamente, bisogna dargli un attimino anche di tempo e crescere in pace. Cioè io quello che prendo di buono è la volontà, la voglia di fare un qualcosa. Poi non è che mi aspettavo chissà che. Ma io sto vedendo ora, io non sapevo niente di Messina, perciò... So che giocava in Serie D, so che ha fatto una decina di gol, 11, non lo so nemmeno. Io lo sto valutando per quello che ha in questo gruppo, di quello che ha fatto prima, onestamente. Sono categorie diverse, molto diverse. Ci sono passi diversi, esperienza diversa, è molto più difficile. Però lui mi sembra ben predisposto a fare determinate cose. Ma me lo conosce prima, io ho 4 giorni. Non è che a volte per conoscere un giocatore non si conosce nemmeno dopo un anno, figurati io dopo 4 giorni. Però secondo me per quello che è molto bravo di testa, molto bravo a coprire palle, e poi c'ha una dote che non ha paura, non gliene frega proprio niente, che poi è una dote che tutti i giocatori di calcio dovrebbero avere, quella della personalità, di non avere paura di niente e di nessuno. Io preferisco sempre fare le partite, se non fai le partite la condizione la ritrovi dopo 4-5 giornate.
perciò poi qui si respira molto, fra qualche giorno si va giù e diventa dura, eh? Diventa dura perché c'è caldo e cambia tutto, umidità, perciò bisogna giocare più partite possibili anche per conoscersi. C'è 5, 6, 7 giocatori nuovi, se poi ne arriva qualche un altro ancora di più. Dobbiamo giocare, dobbiamo vedere le difficoltà per capire anche dove poi mettere mano. Oggi per dire abbiamo preso un contropiede che non esiste, tanto per essere chiari. Però sono cose che devi mettere nell'ordine delle idee. Il primo tempo ha fatto benissimo, era l'unico che si allungava a tempo per quello che doveva fare giocando in una certa maniera, andava sempre alla ricerca dello spazio per liberare Ciancio dietro. Di qua fanno più fatica anche perché sono molto più grossi, molto più macchinosi, poi è gente abituata a giocare in un'altra maniera, in tre giorni non stravolgi in assetto di un anno, le posizioni di un anno senza fatica. Poi la brillantezza non sappiamo nemmeno dove è di casa, fortunatamente, perciò bisogna prendere atto, lo ripeto, della buona volontà di tutti, nel voler capire certe cose. Tutto qui. De Francesco, io penso che quello sia il suo ruolo. Non ha fatto bene il primo tempo, perché non ha fatto bene, perché quando sei di spalle è inutile, va a cercare sempre la giocata, lo scarichi e ti rimetti in movimento. Però, ripeto, dopo tre giorni uno non può chiedere niente a questi ragazzi. Io sono contento di come lavorano, di come si comportano. Basta, avanza. Non lo decido ora il capitano, lo decido quando siamo tutti. È inutile decido ora il capitano e poi dopo va via Tizio, Caio, Improni. Aspettiamo, io... Dobbiamo vedere. Mirko insieme a Laezza l'anno scorso hanno gestito bene lo spogliatoio, insieme a Maniero, insieme a... Cioè, lì sono 5-6... che si comportano in una certa maniera, sanno di portare avanti un certo tipo di discorso. Cioè, noi sono ben felice di dargli questa responsabilità, poi se non si sanno comportare, allora iniziamo a comportarsi noi in un'altra maniera, però l'anno scorso sono stati perfetti tutto l'anno.